Ciao ragazzi, bentornati qui il vostro Zur 92. Oggi torniamo a parlare di fumetti con Basket Full of Head di Joe Hill, il primo arrivato nella sua nuova linea editoriale, il House Comics. Questo fumetto è volutamente la prova di perché Joe Hill sia ormai il sempre più lanciatissimo maestro dell'horror a fumetti. Immaginate il setting: 1983, la giovane June si reca su un'isola per trascorrere con Liam, il suo fidanzato, gli ultimi giorni dell'estate. Liam si trova lì perché ha passato l'estate come recluta poliziotto sull'isola per racimolare qualche soldo e fare un passo avanti nel suo sogno, appunto, di indossare un giorno la divisa. Nel corso della notte, però, Liam viene rapito da alcuni criminali e June si troverà armata solamente di una sciabichinga a dover combattere per la sua vita e per quella di Liam. Subito avviene il primo grande evento di questo fumetto. June riesce, per puro caso, a recidere una testa e scopre che l'ascia di cui si è armata è magica. Legata a Yggdrasil, l'albero che dà la vita, l'ascia è infatti in grado di mantenere vive le teste che recide, permettendogli di continuare a parlare e pensare lucidamente nonostante l'assenza di ossigeno. A questo punto la storia avanzerà su due binari paralleli: da un lato June, che continuerà imperterrita nella sua corsa al salvataggio di Liam in una meravigliosa inversione dello stereotipo classico della damigella in pericolo; dall'altro il binario più interessante sarà quello dei racconti delle teste mozzate. Infatti ognuno ci permetterà di unire pezzi del puzzle che andranno a comporre la storia di questa strana e misteriosa isola e soprattutto di un altrettanto, o forse anche più, misterioso suicidio che all'inizio dell'estate aveva avuto luogo. June dovrà unire tutte queste bugie, o forse no, e scoprire cosa è avvenuto sull'isola, come il suo ragazzo sia coinvolto e chi siano questi criminali che l'hanno rapito. Nel corso della storia si capirà benissimo la cosa fondamentale di questo fumetto. Joe Hill è un grande autore horror. Infatti la trama in sé è a volte troppo semplice, forse, e non è il termine giusto, banale. Ma questo incredibile espediente narrativo delle teste mozzate che continuano a parlare permette a Hill di rivoluzionare la sua storia, di creare qualcosa di decisamente più memorabile, anche grazie al nostro Leo Max ai disegni e a un Dave Stewart ai colori, che riescono non solo a trasmettere tutte le emozioni che Joe Hill voleva consegnarci, ma anche a portarci all'interno di quel 1983, per chi lo conosceva a fumetti. Infatti, i toni molto vintage, i toni molto pastello a volte, delle tavole, e la capacità di Leo Max di giocare con la regia e con le inquadrature in maniera da trasmetterci le emozioni necessarie permettono a questo fumetto di essere sicuramente non un capolavoro, ma un'eccellente prima prova per un'etichetta che punta a rivoluzionare il mondo dell'horror a fumetti. Infatti, quando sei curatore di una nuova linea e questa nuova linea porta il tuo nome, è importante giocare con una prima prova di forza fortissima, difficile, complicata, e questo fumetto riesce su ogni campo. Mi è piaciuto veramente tanto, nonostante io non sia un cultore dell'horror, e mi ha sorpreso veramente tanto. Sebbene io rimanga convinto che sia impossibile realizzare dei veri e propri scare jump a fumetti, tutto quello che è il resto dello spettro delle emozioni che l'horror dovrebbe regalarci arriva direttamente attraverso le pagine di questo fumetto. C'è l'ansia, c'è la suspense, c'è la claustrofobia, c'è quella capacità di tenere il lettore in tensione semplicemente perché riesci, semplicemente, a farlo immedesimare in quello che legge. È una grande opera quella che Joe Hill e i suoi compagni hanno realizzato ed è un fumetto che spero segnerà il passo di questa linea editoriale. Non mi posso aspettare solo fumetti di questo livello, spero ovviamente anche in qualcosa di superiore, ma mi rendo conto che è un ottimo inizio ed era una prova di forza dovuta non solo per Joe Hill per dimostrare chi è, non che ne abbiamo ulteriormente bisogno, ma soprattutto per DC per dimostrare che è vera l'intenzione di lanciare una linea horror oltre alle altre linee di DC Black Label, dal Sandman Universe al DC Black Label puro, quello supereroistico, ma con un taglio per adulti. Insomma, un gran bel fumetto e vorrei sapere cosa ne pensate se l'avete già letto. Quindi,
Fatemi sapere nei commenti la vostra opinione. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, seguitemi anche su tutti gli altri miei social e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ragazzi, alla prossima!